Aria pulita, Rozzano 5 Stelle, il professor Marco Parma. Buonasera a tutti. Io non sono abituato alle grandi platee. E qua stasera c'è tantissima gente. Non sono abituato a parlare in piazza. Il massimo che ho fatto è parlare nell'auditorium della mia scuola. Per cui sono un po' emozionato a vedere qui così tante persone, vedendole dall'alto. So che siete venuti per godervi lo spettacolo di Beppe Grillo principalmente, non vi aspettate molto da me, questo mi sembra ovvio. Tuttavia volevo rubarvi qualche minuto per spiegarvi come mai il preside di una scuola che è molto impegnativa da dirigere, la scuola di Via Guido Rossa, l'istituto superiore, con 1200 alunni su due sedi, si decide improvvisamente, dopo aver fatto soltanto nella sua vita precedente una piccolissima esperienza a San Giuliano Milanese come assessore, si decide di entrare in politica e di accettare di candidarsi a sindaco di una città di 40.000 abitanti. Come mai lo fa? Lo fa perché vuole dare ai giovani una testimonianza. Io l'ho fatto principalmente per i miei studenti, per coloro che sul blog della nostra scuola scrivono degli articoli sprezzanti e irriverenti nei confronti della politica, perché vedono una politica basata soltanto sulla ricerca dell'interesse personale, sullo scambio di favori, sulle clientele, mentre avrebbero diritto di poter almeno sperare in qualche cosa di diverso. In questa città noi abbiamo notato che c'è una questione morale grossa come una casa da risolvere, grossa come la casa che sta qua dietro. Il municipio deve essere riportato a una situazione di pulizia e di moralità. Bisogna fare piazza pulita delle clientele, dei favoritismi e dello spreco di denaro. Bisogna portare dentro il palazzo la trasparenza, bisogna portare l'onestà, bisogna portare la sobrietà dei comportamenti, l'esempio di chi attraverso la sua vita quotidiana riesce a trasmettere il senso di una moralità nuova che deve entrare nella politica. E ci deve entrare. E ci deve entrare in che modo? Ci deve entrare portando nel palazzo non più i politici di mestiere, non più la gente che dalla politica si aspetta una carriera, che si aspetta dei benefici, che si aspetta dei tornaconti a titolo personale. Ci deve entrare il cittadino, colui che si presta a servizio della sua comunità per un periodo di tempo limitato, per un periodo di tempo limitato, per un mandato, perché guardate che fare politica locale, io l'ho provato sulla mia pelle, e qui anche il consigliere Currò, che ha fatto anche lui un mandato di consigliere che adesso sta portando a termine, vi posso assicurare che è un lavoro molto faticoso. E se uno nella sua vita è riuscito a combinare qualcosa nella sua vita professionale, se uno ha un lavoro normale, come quello di un dirigente scolastico, come quello di un insegnante, come quello di un piccolo imprenditore, ebbene vi posso assicurare che coniugare l'impegno in politica locale con la propria attività lavorativa e professionale è molto oneroso e molto faticoso. Però va fatto, è un passo che i cittadini debbono fare, perché altrimenti avremo soltanto i politici di carriera. E i politici di carriera a livello locale rendono la politica locale non più centrata sull'interesse del cittadino, ma centrata soltanto sul bisogno di questi personaggi di costruire le loro carriere, di stare in comune, di fare prima il consigliere comunale, poi l'assessore, poi il sindaco, poi il consigliere provinciale. Una specie di cursus honorum, come gli antichi romani. Sapete, gli antichi romani però appartenevano alla nobiltà senatoria, quindi avevano gli schiavi che nel frattempo lavoravano i loro campi. Questi non hanno niente, questi usano soltanto i nostri quattrini. Usano i nostri quattrini per farsi pubblicità attraverso i giornali comunali,
giornali comunali che si pubblicano e si stampano e si distribuiscono in tutte le caselle utilizzando i soldi dei cittadini, distribuiscono soldi e consulenze agli amici e agli amici degli amici, ai papà degli assessori, come abbiamo un esempio qui e vi verrà raccontato fra poco dai nostri giovani candidati al Consiglio Comunale. Ebbene, tutte queste cose che il Movimento di Aria Pulita, attraverso la voce del solo consigliere Davide Currò, che negli ultimi 2 anni, dopo aver fatto un suo percorso di riflessione personale, ha dato vita al movimento che noi poi abbiamo battezzato Aria Pulita, perché ci piaceva molto questo nome, Aria Pulita, cioè aria nuova all'interno del palazzo. Ebbene, lui ha portato avanti tantissime battaglie, battaglie di trasparenza, battaglie di legalità. È stato anche minacciato per averlo fatto, è stato anche minacciato con parole che non vorremmo mai sentire da persone che fanno politica. Ebbene, questo movimento Aria Pulita è cresciuto man mano, si è presentato, come vedete, alle elezioni amministrative del 6 e del 7 giugno e ha trovato subito un riferimento importante nel movimento animato da Beppe Grillo, nel movimento delle liste civiche a 5 Stelle, perché il programma di Aria Pulita fin dall'inizio è stato riconosciuto conforme al programma tipo delle liste civiche a 5 Stelle. È per questa ragione che ben presto si è affiancata alla lista di Aria Pulita una lista di altrettanto giovani candidati al Consiglio Comunale sotto il simbolo delle liste civiche a 5 Stelle. Adesso io, Davide, passerei la parola ai nostri giovani candidati al Consiglio Comunale che in pochi minuti vi presenteranno alcuni temi. Dopodiché